Buonasera, sono Roberto Ferreri. Io vi intratterrò sul processo di certificazione che noi prevediamo per i due profili definiti nell'ambito delle CF relativamente alla sicurezza, che sono Security Manager e Security Specialist. L'ingegner Bellini vi ha parlato in effetti di qualificazione e certificazione. Sono due servizi diversi. Nel senso che la qualificazione arriva in qualche modo a dare degli orientamenti e di posizionamento e monitoraggio del profilo, così come è stato definito. Invece la certificazione è un processo indipendente, un suo iter ben specifico che serve, come diceva prima l'ingegner Bozzetti, a identificare quelle che di fatto sono le competenze acquisite e possedute dalla persona, indipendentemente da quali sono attività di formazione di altro tipo, eccetera, eccetera, svolte nella sua vita professionale. Quindi tutto il nostro discorso in effetti si inserisce in un quadro normativo ormai definito che fa riferimento appunto, come già avete sentito, la legge 4 del 2013, al decreto legislativo 13, sempre del 2013, che di fatto ha istituito il sistema nazionale della certificazione. E quindi di fatto oggi finalmente in Italia in qualche modo abbiamo definito un quadro di certificazioni normato da questo decreto legislativo. Poi di fatto si fa riferimento alle norme di standardizzazione che in questi anni hanno avuto un'evoluzione abbastanza tumultuosa, consentitemi di dire sostanzialmente, no? Perché in effetti siamo partiti appunto dal 2013 con il recepimento in qualche modo, dicevo, di quello che era lo standard ICF con la 11506-2013, che era la prima norma, poi di fatto a cui è seguita poi la 11621, la cosiddetta norma multiparte. Che poi, e poi il recepimento da parte dell'Italia della N 16234 che ha portato a un aggiornamento dalla 11506 che a questo punto è la 2017 ed è la norma metodologica di riferimento, mentre nella 11621 in effetti multiparte sono definiti sia aspetti metodologici che di profili di seconda generazione e anche di terza generazione. E quindi invece la N 16234 che praticamente è la definizione delle competenze, quindi è il motore sostanzialmente su cui in effetti si basano un po' tutte le altre norme. Quindi dicevo appunto il riferimento, il motore, come l'ho chiamato, è appunto la 16234-1 che è l'ICF versione 3. Si sta già lavorando all'ICF versione 4, ma penso che uscirà nel prossimo anno, sostanzialmente oggi sono in fase appunto di. Il tutto nasce sostanzialmente da questo Work Agreement, che appunto è il numero 16234 del 2013, che aveva preso origine da lontano 2004, quindi ha avuto tutta una serie di studi, di approfondimenti, di altre cose, e di fatto è arrivata a definire questo schema, che è lo schema delle 40 competenze, dove al di là della lista delle competenze, che poi vedremo particolarmente interessante, è il discorso dei cosiddetti livelli di proficiency, cioè il livello di autonomia e responsabilità con cui in qualche modo quella competenza può essere esercitata nell'ambito della professione. Per cui non tutti i livelli sono coperti da una competenza, per cui per esempio, ad esempio la prima che è strategia di business sostanzialmente, ovviamente è a un livello manageriale, a un livello decisionale, ma non è a livello tecnico, né a livello progettuale, né a livello di coordinamento sostanzialmente. Quindi in effetti è stato costruito questo quadro a livello europeo e questo è il framework a cui tutti devono riferirsi. No? Tutti i 28 paesi in qualche modo e questo sostanzialmente non è in discussione, in qualche modo, è proprio la parte atomica su cui in qualche modo si basa poi tutto il discorso. Dicevo, tutte le competenze sono descritte secondo questo schema, quindi la dimensione 1 è l'area di competenza, la dimensione 2 è la sua descrizione, la dimensione 3 è il livello di proficiency. Vorrei richiamare la vostra attenzione sulla dimensione 4. Perché di fatto la dimensione 4 identifica i knowledge e gli skill che caratterizzano quella competenza.
non sono tutti, sono quelli principali caratterizzanti la competenza e la logica utilizzata è quella del meno e meglio, no? Cioè, questi sono assolutamente i tasselli fondamentali di quella competenza. L'altro aspetto importante delle CF sono il discorso dei profili. Quindi, rispetto a quello che succedeva nel passato, dove i profili erano dominanti rispetto alla competenza, qui c'è stata un'inversione in effetti proprio di direzione, quindi le competenze guidano la definizione dei profili. I profili sono definiti in generazioni, sono tre generazioni, la prima generazione sono le sei famiglie di raggruppamento, poi ci sono i 23 profili definiti nell'ambito ECF e c'è un terzo livello che è di terza generazione in cui di fatto l'ECF non definisce profili ma definisce le regole con cui andare a costruire questi profili perché ogni azienda in qualche modo, o azienda, ente o organizzazione, eccetera, è in qualche modo in grado di potersi definire i profili come meglio ritiene. L'importante è che ci sia la tracciabilità verso un profilo di seconda generazione e verso le 40 competenze. Questi sono i due vincoli sostanziali che di fatto ci sono. Dicevo, i profili, anche se come le competenze, sono assolutamente descritti in modo uniforme, quindi descrizione, missione. Importanti sono i deliverable che caratterizzano quel profilo e poi importante sono il fatto del riferimento alle competenze e al livello in cui quella competenza deve essere ricoperta nell'ambito di quel profilo. Per cui l'attività sostanzialmente che abbiamo fatto noi è di andare ad associare a questo profilo, viste queste competenze, quelle che di fatto sono i knowledge e gli skill che caratterizzano ciascuna di queste. E quindi in qualche modo noi abbiamo definito un profilo una descrizione di profilo che appunto riprende il profilo come definito, riprende quindi le competenze definite con i knowledge e gli skill caratteristiche di ciascuna competenza. Per cui di fatto applichiamo la 11.506-2017 il riferimento ai profili di secondo livello. Quindi il livello 2 della 11.621 e quindi la base delle competenze che è la 16.234. Su questo, e quindi quando di fatto andiamo a fare le certificazioni, quello che chiediamo al candidato è di rispettare in qualche modo questi knowledge, questi skill specifici, questi profili che sono quelli definiti appunto a livello di norma. Quindi l'iter si compone di questi passi. Un primo passo è l'assessment delle competenze, cioè attraverso il nostro tool chiediamo a una persona di compilare un questionario, che poi non è un questionario, ma è un ambiente di simulazione in cui uno definisce in effetti che cosa sa di quelle 40 competenze, definendone il livello di proficiency, definendone quindi i vari livelli di dettaglio, secondo alcuni criteri che di fatto abbiamo identificato. E devo dire che ormai di questo assessment ne abbiamo fatto diverse centinaia, per non dire qualche migliaio, e di fatto diciamo che abbiamo una certa confidenza nel fatto che funziona bene. Diciamo che la percentuale di errore può essere intorno all'1% sostanzialmente. Quasi tutti i candidati, per non dire tutti, si riconoscono in effetti nel profilo risultante. Perché, sì, no, questo è parte in effetti del processo di qualificazione, però sostanzialmente qui è visto in termini proprio come spasso dell'iter di certificazione. Quello che stavo dicendo è che sostanzialmente questo passo è assolutamente importante perché focalizza bene la competenza. Non ci sono corsi che tengono, non c'è il corso a cui alla fine del corso faccio l'assessment, no, uno fa l'assessment proprio perché deve dimostrarci che di fatto ha le competenze e di fatto quello che chiediamo è che l'indice di prossimità sia uguale o maggiore del 75%, cioè non è soltanto una verifica ma c'è anche proprio una soglia, se non si passa questa soglia si resta immediatamente bloccati. L'altro aspetto importante a cui diamo molto peso è il discorso del portfolio di documenti e mi riferisco quando vi illustravo il profilo che vi facevo vedere i deliverable definiti nel profilo, cioè
Il candidato deve presentare dei documenti relativi a quei deliverable che dimostri che lui effettivamente quelle competenze le ha esercite durante la sua professione. Ovviamente non servono documenti completi, però servono stralci di documenti che ci permettano di capire, anzi, permettono al commissario sostanzialmente di capire in effetti la modalità di applicazione delle competenze richieste per il profilo. Questo aspetto è anche molto importante. Non nascondo che uno dei pochi casi di non certificazione di una persona è stata proprio nell'ambito della sicurezza, una persona che ha presentato la partecipazione a tantissimi corsi e cose di questo genere, ma non ha presentato nessun documento di applicazione. Quindi di fatto l'abbiamo dovuto fermare per dirgli no, guardi che a noi servono prove certe del fatto che lei ha esercitato queste competenze nell'ambito della sua attività. Poi di fatto c'è una prova scritta con un test automatico per accertare che di fatto parliamo di un professionista ICT, in qualche modo richiesto un test, domanda con risposta multipla, diciamo che è un passo importante. E a questo punto, superate, diciamo, queste tre prove iniziali, c'è la missione al colloquio con la commissione, nell'ambito del quale, diciamo, si approfondiscono alcuni aspetti che magari sono rimasti non chiariti nell'ambito appunto, dei documenti presentati, piuttosto che non dell'assessment, piuttosto che di inesattezze nell'ambito della prova scritta e via discorrendo. A questo punto la Commissione ovviamente esprime il suo parere che va al Comitato che quindi procede al rilascio del certificato. Questo in sintesi è il processo che, diciamo, a seguito del processo ovviamente c'è l'iscrizione nei registri di AICA sul portale AICA, ma soprattutto per i profili certificati c'è l'iscrizione automatica a quello che di fatto è il registro accredita, quindi dando la massima visibilità della professionalità della persona per tutte le sue attività professionali, appunto. Niente, quindi qua sostanzialmente vi auguro buona Pasqua. Ora vi inviterei a, se avete domande, visto che siamo in tanti, sostanzialmente a farle via chat, in modo tale che vediamo in qualche modo se come a chi volete rivolgerle tipo di domanda e quindi vi rispondiamo. Prego, a voi. Dunque, c'è una domanda su quando è possibile iniziare il percorso, diciamo, alla prossima sessione di certificazione è il 26 aprile. Quindi abbastanza a ridosso, quindi praticamente un riferimento utile potrebbe essere di vedere il portale AICA se abbiamo tempo. Comunque la prossima sessione è il 26 di aprile, però per il 26 di aprile diciamo, il tempo di presentazione di assessment ormai è stretto. La prossima per ora pianificata è intorno al 20 di giugno sostanzialmente. Ovviamente i tempi per preparare tutto l'iter non sono brevissimi perché sostanzialmente c'è da fare l'assessment, l'assessment richiede bene o male, diciamo, tra il prepararlo, farlo, una quindicina di giorni. Poi c'è da preparare il portfolio e qui dipende da quanto in effetti una persona ha già documenti disponibili o quanto li debba preparare, recuperare, fare, per cui di fatto qualche giorno lo richiede di nuovo. Quindi poi ci sono in effetti le fasi istruttorie di mezzo, quindi sostanzialmente tenete conto che fra l'inizio e la fine un mesetto passa, tutto per intero. Quindi uno che volesse, diciamo, certificarsi con la sessione di giugno deve in qualche modo incominciare i primi di maggio, ecco, fino a aprile, primi di maggio, per avviare tutto il processo. Tenete conto, appunto, che poi possono anche essere organizzate sessioni ad hoc, e quindi se in qualche modo ci fosse una richiesta di AIPSI che dicesse ho 10 persone, 6 persone, 5 persone che vogliono in qualche modo certificarsi, diciamo che la soglia minima sostanzialmente è appunto le 5 persone, cioè
se ci sono più di 5 persone, possiamo anche dire, ok, organizziamo una sessione a fine maggio, così per dire, no, che non è a calendario, e organizziamo e vediamo come. Nulla osta, ecco, siamo liberi di fare le sessioni. Per ora le abbiamo calendarizzate bimestralmente. Quindi se andate sul portale anche a Professi ICT, qui in effetti trovate una serie di informazioni, e quindi la descrizione in qualche modo in effetti di quelli che sono i vari servizi che offriamo. Qui trovate in effetti dei servizi di cui si parlava, orientamento, la formazione, eccetera, e via discorrendo, la comunità, quello che si accennava. Questo qui, per esempio, dicevo che i servizi in effetti sono diversi, questo è il servizio di posizionamento e monitoraggio, avete riferimenti a come acquistarli, eccetera, come comunque tutti i riferimenti, le descrizioni, eccetera. Quindi in effetti qua trovate molte informazioni, andate nell'area in effetti certificazione, indubbiamente. Poi trovate appunto il discorso di come è fatto l'iter con tutte le varie informazioni. Tornando un attimo indietro, se andate su ICT Security Specialist, questi sono i quattro profili accreditati, in effetti vi si apre il discorso del profilo, come lo definiamo noi, che abbiamo visto prima nelle slide. Quindi in qualche modo sul portale ci sono molte informazioni, poi ovviamente siamo a disposizione per ogni integrazione o altro. C'è una domanda che chiede costi e modi, no? Sui modi, sostanzialmente, dicevo, l'iter è questo. Sulle modalità, ovviamente, c'è il discorso di presentazione di una domanda corredata da curriculum vitae, eccetera, che viene mandata a una mail che troverete sul portale, che è gfplus@icanet.it, e di fatto poi lì si innesca appunto l'iter, dove di fatto entriamo in contatto, quindi basta manifestare diciamo, l'intenzione di partecipare alla certificazione, quindi ci mettiamo in contatto. Circa la parte dei costi, ci sono, diciamo che un costo di riferimento sostanzialmente sono 750 euro più IVA, il costo oggi definito. C'è però la possibilità in effetti di svolgerla per fasi, per pezzi. Se andiamo quindi sul portale, in qualche modo in effetti trovate i riferimenti. Vedete qui c'è anche procedio all'acquisto, in qualche modo, qui nel procedio all'acquisto. In effetti avete i riferimenti, quindi è possibile comprarla in blocco oppure è possibile comprarla per fasi, per cui ovvio, posso fare la parte di assessment e quindi compro solo l'assessment e poi mi regolo per capire se procedere o meno e poi posso comprare le fasi successive, ovviamente comprata per moduli a un costo leggermente superiore che non comprata sostanzialmente in blocco. Qui ovviamente trovate appunto la domanda di iscrizione, che appunto c'è tutto il discorso di come in qualche modo deve essere fatto e quindi il riferimento alla cosa, le modalità di pagamento, quant'altro, eccetera, quindi c'è tutto l'iter da seguire. Ma un tempo, un timelapse entro il quale io diciamo, mi consumo il pacchetto nel caso avessi le tre. Normalmente noi teniamo conto dell'assessment fatto nell'arco di un anno. Lo faccio oggi e mi certifico all'inizio dell'anno prossimo, va bene. Voglio dire, no? È stato anche con ISIS che stiamo facendo, cioè molte persone fanno la qualificazione un anno e poi la certificazione l'anno dopo. Ovviamente facendo la certificazione l'anno dopo fanno soltanto dal portfolio in poi, no? Non ti fanno l'assessment ovviamente, perché nell'arco di un anno sostanzialmente le competenze acquisite sono quelle in qualche modo definite. L'altra cosa che non ho detto è che di fatto la certificazione ha una valenza di 3 anni, no? Perché tutte le certificazioni accreditate hanno 3 anni. In questo periodo ogni anno è previsto in effetti il mantenimento e qui si correla in effetti il discorso della formazione, cioè in effetti i crediti che noi riconosciamo come
mantenimento, in qualche modo possono essere crediti acquisiti attraverso i corsi fatti da IPSI o da altre cose, cioè non sono utili ai fini della certificazione in quanto tale, ma la formazione è assolutamente utile ai fini del mantenimento e della definizione dei crediti della certificazione, e quindi in effetti proprio in termini di servizio fornito all'associato piuttosto che non a altri, cioè, in questo senso assolutamente sì. Quindi dopo i 3 anni ovviamente c'è il rinnovo che per chi ha fatto il processo di mantenimento in modo corretto, praticamente una formalità, nel senso che presenta la domanda, perché ovviamente essendo una certificazione accreditata ha bisogno di una domanda formale di richiesta. Per chi non ha fatto il processo di mantenimento in modo vecchio, praticamente invece è non dico un rifacimento, ma ci si avvicina molto al primo rilascio sostanzialmente. Allora, l'assessment, rispondo alla domanda, tenga presente che vivo e lavoro in Calabria. Allora, abbiamo pensato anche a questo, nel senso che l'assessment ovviamente è fatto con un tool in web, quindi in qualche modo nessun problema, no? Diamo le credenziali, uno si fa il tool quando vuole, eccetera, lo può fare più imprese, resta in qualche modo un discorso, quando poi definisce che è ok, ce lo comunica e noi di fatto su quello facciamo i ragionamenti. Quindi sul discorso del portfolio ovviamente uno si prepara i documenti, il problema sono le prove scritte. Sulle prove scritte, in effetti la prova scritta può anche essere sostenuta presso uno dei nostri test center, cioè noi su tutto il territorio nazionale abbiamo sia scuole che enti di formazione privata, eccetera, che in qualche modo possono ospitare il candidato per sostenere la prova. Sicuramente ce n'è una a Reggio Calabria, che non so per certo che conosco anche la persona, eccetera, che di fatto può essere effettivamente un riferimento per fare sia la prova scritta e la prova orale con la commissione, in effetti può essere fatta via web, nel senso che il commissario non viene a Reggio Calabria, ma può in qualche modo collegarsi, ecco qui, cioè, abbiamo previsto una modalità online che intendo cioè, la possibilità di svolgere determinate fasi del percorso in modalità online, no? Quindi la prova scritta presso uno dei test center, quindi di fatto l'ideale sarebbe far prima la prova sul test center. Cambiano leggermente forse le modalità di pagamento, nel senso che la prova scritta deve quindi in questo caso essere pagata al test center, perché di fatto è lui che mette a disposizione i test d'esame e altre cose, eccetera, per cui di fatto noi come AICA subentriamo nel momento della prova orale, eccetera. Quindi, però su questo in effetti, ripeto, sono tutte modalità con le quali ci si accorda poi in modo diretto. Però assolutamente c'è la possibilità di sostenere l'esame senza spostamenti dalla propria regione. No, c'è una domanda che dice: qualunque test center può ospitare la prova scritta che orale? In teoria sì, in pratica bisogna un attimo capire se il supervisore del test center in effetti è informato su queste cose. Ma anche qui vale il discorso che dicevo prima, dato che sono situazioni abbastanza limite uniche e cose di questo genere, in effetti ci si può in qualche modo accordare, nel senso che se uno volesse fare la prova presso un determinato test center, lo chiamiamo noi e gli diciamo: caro amico, guarda che c'è una persona che vuole venire da te a fare questa cosa, sei attrezzato, sei disponibile, eccetera. Tenete conto che no, molti nostri test center sono scuole, no? Quindi, mentre mi sentirei di dire sì, sicuramente per tutti i test center di carattere privato, no, che quindi sono abbastanza aperti a un discorso di mercato, su quelle che di fatto sono le scuole, in qualche modo magari può esserci qualche problema, ma ripeto, basta eventualmente magari chiedere la disponibilità del docente per entrare nella scuola, perché in effetti le scuole non sono aperte a tutti, possono sostanzialmente soprattutto non fare servizi esterni per un problema loro amministrativo, nel senso che per fare servizi esterni dovrebbero avere la partita IVA e non tutte le scuole hanno la partita IVA. Quindi il problema è un problema amministrativo della scuola.
Quindi, però, ripeto, in qualche modo lo risolviamo. Ecco, si tratta appunto di capire. In teoria sì. Beh, nessun problema. C'è una domanda che ci sono supervisore e voglio fare la certificazione dell'iter, è assolutamente uguale. Ci può essere una scontistica per in effetti le persone che in qualche modo o sono associate a ICA o comunque hanno una relazione con ICA. Questo assolutamente sì. Ora io ho dato delle indicazioni di riferimento, ovviamente, poi torno a dire, casi specifici li gestiamo. Forse non è chiarissimo, intervengo, non è chiarissimo a qualcuno dei partecipanti cosa si intende per portafoglio, no? E che cosa bisogna preparare perché poi la commissione esamina prima del colloquio orale. Questo praticamente gli elementi essenziali sono il curriculum vitae di tipo europeo, quindi con un certo livello di dettaglio di quello che si è fatto, no? Nelle varie step della propria attività lavorativa. Due, tenendo conto di quali sono le macro competenze con i livelli di approfondimenti richiesti dal profilo cui uno vuole essere certificato, a questo punto individuare quali sono le attività e quindi la documentazione relativa a quell'attività per queste macro competenze. Per essere molto chiaro, se uno ha svolto attività tecniche di progetto di sistemi di sicurezza, eccetera, magari in maniera anonima va a prendere un po' di parti del progetto che sono significative, no? Da presentare. E questo più o meno su tutto lo spettro delle macro competenze richieste. La terza cosa è, a mio giudizio conveniente, fare poi una presentazione, ad esempio in PowerPoint, di sintesi, in modo che alla commissione poi durante il colloquio orale si presenti una sintesi, avendo comunque come back-end tutta la documentazione, magari resa anonima per motivi di riservatezza. Questo è sicuramente uno degli aspetti di time consuming, cioè, e come giustamente Roberto Ferreri ha indicato, occorrono qualche giorno uomo equivalente per estrarre, no, da tutta la propria documentazione quelle parti magari da sistemare per così fornire la documentazione che costituisce il portafoglio. Quello che stiamo constatando è che al di là del documento di certificazione dell'iscrizione al registro accredita, quindi dall'aspetto formale, questo iter di fatto molte persone l'hanno ritenuto molto utile proprio da un punto di vista professionale, cioè perché di fatto obbliga in qualche modo a fare un attimo il punto, a strutturarsi, a fare il punto dalla propria professione, da dove sono. Della riconoscenza Sì, no. Collega, professionale. sta facendo l'esame di E coscienza, diciamo di consapevolezza. l'esame di consapevolezza. È più fair. Diciamo L'esame tecnicamente da un lato. di consapevolezza, no? Effettivamente è un momento di riflessione di un certo tipo, oltretutto non astratta, ma nei confronti di uno standard europeo. No? Quindi al di là poi dell'iter, delle varie cose, dei documenti, comunque in effetti è un momento. In primis di benchmark nei confronti dello standard e poi di un momento di confronto con la commissione, di colloquio con una persona che di fatto comunque conosce le problematiche attuali della cosa e quindi è un momento di allineamento. Per esempio, una cosa appunto anche con i colleghi di ISIS, stiamo in effetti così vedendo, è che abbiamo certificato diverse persone di profilo CIO. Quindi Chief Information Officer, no? Che in qualche modo hanno effettivamente questo problema di posizionamento nell'ambito della struttura, di tutti i discorsi di digital transformation, quant'altro, eccetera. Quindi fare un attimo il punto, capire in effetti, confrontarsi in modo neutro, voglio dire, su quelli che di fatto possono essere possibili scenari, altre cose, effettivamente molti l'hanno ritenuto un esercizio utile.
che al di là dell'aspetto poi di avere certi... Un altro aspetto tipico per chi si occupa di sicurezza, anche non solo da un punto di vista tecnico, anche da un punto di vista commerciale, oppure tipicamente un avvocato che si occupa, un commercialista che si occupa di aspetti di sicurezza per i suoi clienti. Questo ci è capitato, alcuni sono anche soci a IPSI in questo senso. Le certificazioni, le altre certificazioni, perché molto spesso, soprattutto il personale tecnico della sicurezza digitale, ha già delle altre certificazioni. Benissimo, queste hanno valore come punteggio per nell'analisi del, diciamo, del curriculum vitae del candidato. Quindi non è che non servano a nulla, contribuiscono con dei punteggi, sicuramente vale molto di più il percorso e l'attività professionale svolta, non tanto avere i bollini blu del certificato A o del certificato B, però questi, se ci sono, valgono ed hanno qualche punto nella valutazione poi generale. Sì, no, detto in altri termini, non sono tenute in, diciamo, nella considerazione nell'iter, perché di fatto l'iter è sulla competenza acquisita, quindi in qualche modo quello che viene provato non è il fatto della conoscenza in sé, quindi il fatto che ho fatto il corso, no, come dicevo, ma il fatto che lavorativamente, operativamente, io ho maturato tale competenza. Quindi in effetti il focus fondamentale, lo ripeto ancora per l'ennesima volta, ma ci tengo molto, è sul discorso della competenza, della famosa della 40 competenze base. Quello è, se uno sostanzialmente risponde in modo appieno a queste e ha i documenti per provare che è vero quello che sostanzialmente, perché l'ha applicata, quindi presenta il portfolio, secondo quello che diceva prima Pozzetti, basta, il discorso è finito, il resto è tutto formalismo. No, dicevo poc'anzi che di fatto le certificazioni come IT Administrator, ITIL e le altre, in qualche modo, il discorso che facevo poc'anzi, sono riconosciute, sono tenute valide, però in effetti non è tanto il titolo in sé che non interessa, è il fatto che uno abbia le competenze, quindi in qualche modo facendo lo step 1, che è quello dell'assessment, e di fatto è una risposta a un questionario, no? Quindi è un ambiente di simulazione dove vedrete che appunto il pool vi restituisce tutti i 23 profili, quindi in qualche modo potete fare la vostra simulazione, le vostre cose, però sostanzialmente quello che dovete fare è rispondere, dire qual è il livello di competenza che io ho acquisito lavorando, quindi in qualche modo facendo riferimento agli ultimi, diciamo, 6-8 anni in qualche modo della mia attività, per dire ok, io questa competenza ce l'ho fresca, ce l'ho sviluppata su contesti complessi e semplici, qua se la devo esercitare ho bisogno di supporto, di manuali o di altre persone, e quindi ci sono dei fattori che noi abbiamo identificato come utili a definire il livello di competenza, devo dire qual è il livello di proficiency a cui ho applicato, per cui sostanzialmente gli altri titoli ci servono poi in fase di conoscenza e di valutazione della persona, però non servono soprattutto nell'andare a fare quell'attività di benchmark della propria competenza rispetto allo standard, che diciamo è il cuore sostanzialmente di tutto il processo. Bene, se non ci sono altre domande, allora chiudiamo qua e vi ringraziamo della partecipazione e alla prossima e al prossimo webinar. Al prossimo webinar.